Io devo dire la verità, oggi mi considero un felicori in qualche modo del passato, perché, e lo dico con orgoglio, perché io capii, come poi ha capito Felicori, che per poter parlare di Reggia, per poter far diventare il tema Reggia un tema nazionale, bisognava fare una provocazione forte, altrimenti nessuno ci avrebbe considerati. E quindi immaginai questo corno e in un momento di esasperazione decisi di metterlo fuori la Reggia. Da allora si incominciò a parlare della Reggia, da allora cambiò tutto, fu immaginata una nuova governance, sono con il ministro Brai si costruì un percorso che poi diede vita a 21 direttori nei siti monumentali italiani, certo non è stato solo merito mio, ma soprattutto del ministro, ed è arrivato Felicori. Io credo che sia importante che si parli di Reggia. Sono assolutamente favorevole a iniziative di tipo privato all'interno della Reggia, l'importante è che non siano iniziative pacchiane, perché non dimentichiamo che quando ero sindaco fu impedito, ero sindaco e amministratore prima, fu impedito il matrimonio di Naomi Campbell, fu impedito il matrimonio di Tom Cruise, oggi è stato fatto ed è stata data autorizzazione a un matrimonio. Io credo che ci debba essere una rigorosa valutazione delle iniziative da fare nei monumenti, però come dico, come ho detto prima, concettualmente io sono sicuramente d'accordo. Pongo però una domanda a tutti. Non si può valutare l'operato di Felicori a seconda se Felicori si candidi o meno alle elezioni politiche. In questi giorni ho visto dei voltafaccia animati da Volta Gabbana, che fino a ieri hanno sfruttato l'immagine di Felicori e ne hanno parlato bene. Oggi, poiché si parla di questa possibile candidatura di Felicori, incominciano ad attaccarlo. Ecco, questo non va bene. Io credo che Felicori debba andare avanti, gliel'ho anche detto personalmente, Mauro vai avanti, impegnati come ti stai impegnando e fa sì che i visitatori si trasformino in turisti, perché oggi alla Reggia ci sono molti visitatori, ma non ci sono pochi turisti che però vengono in città, come ha commentato l'ottimo vice direttore del Mattino in questi giorni. Per cui Felicori va avanti, continua a lavorare, pensa un pochino meno alla politica e pensa molto di più alla Reggia.